Ragazzi, buongiorno. Come ben sapete, il mio allevamento è un allevamento all'esterno. Come ben sapete, io allevo rossi alla bianca. Rossi alla bianca, ho una batteria da 6. Quest'anno ci stiamo preparando. Qua sotto ho le mie femmine. Adesso a breve faremo poi le varie coppie. Come ripeto, dei miei rossi alla bianca. Come potete vedere, io allevo completamente all'esterno sul balcone e volevo darvi una novità, che sono 2 anni a questa parte, che ho aggiunto un'altra batteria, come ben sapete, da 6. Ho aggiunto 2 anni a questa parte un'altra razza che a me affascina tantissimo, il Feo Mosaico a fattore rosso. Come potete vedere, bellissimi. Beh, questo è un bruno mosaico fattore rosso portatore di Feo. Qua sotto ho un altro bruno mosaico fattore rosso portatore di Feo. E sono 2 anni che abbiamo introdotto una nuova razza, che mi hanno, ho fatto alcune gare e mi hanno portato discreti risultati. Quest'anno vorrò fare un certo numero di canarini, sempre di Feo e di Rossi, per poter fare gare un po' più di livello. Qui ho già formato una coppia, un Feo mosaico dell'anno 2023 con una mia femminuccia che non so se si vede, eccola lì, con la mia femminuccia, il mio RNA è 34Z5, novella del 2023. Qui ho un altro maschio del 2022, Feo per femmina Feo, eccola lì, non so se si vede, eccola lì. Qua ho il mio novello Feo mosaico fattore rosso, si intende sempre, del 2023, per una femmina dell'anno 2022, Feo. Poi qua ho un bruno del 2022 mosaico fattore rosso portatore di Feo, eccolo qua, con una femmina dell'anno 2023 Feo. Qua un altro bruno mosaico fattore rosso, non so se si vede, con una femmina Feo mosaico fattore rosso, ecco qua. Un saluto da Rapallo e speriamo di avere ottimi risultati sia sul Feo mosaico fattore rosso che sui rossi alla bianca, batteria dei maschi, che a breve formerò le coppie, che le femminucce, come ho fatto vedere poc'anzi, sono qua nella voliera da 90. Un saluto da Rapallo.